Benvenuti alla 92esima parte di Final Fantasy Tactics Advance. E in questa parte inizierà la Lega dei Clan. Allora, il primo incontro è contro un clan di Banga. Ok, andiamo. Cos'è questa Lega dei Clan? Praticamente, se non l'ho già spiegato, ma penso di no, bisogna andare contro i clan, gli altri clan, e sconfiggerli. Mi sembra che un clan per ogni razza, il primo è quello dei Banga. Possiamo arrenderci, ma naturalmente perdiamo la missione e il torneo. Quindi prepariamoci a combattere. Oh, allora sì, può capitare che ci sono personaggi di altre razze, ma principalmente un clan di Banga. Mi hanno detto, tipo, mi avete detto voi un sacco di volte, premi select per controllare i commenti, le leggi prima. E adesso ho anche notato che me lo dice il gioco ogni volta che inizio una missione. E io non me ne sono mai accorto, ma seriamente. Posso portare tutti? Forse, vediamo se posso portare anche Oliver. Oliver? Forse è in missione. Allora, Lini. Bene, pentirete. Non penso proprio. Che bella conversazione d'inizio missione. Tanto voleva non dire niente, ma vabbè. Vediamo un po' i nemici come sono. Ma del vero sono due viere e due Banga, non è che c'è tutta sta presenza di Banga, se devo essere sincero. Non posso copiare. Non dovrebbe essere un grosso problema. Ah, oh, almeno un colpo, dai. Sono livello 27. Non sono di livello bassissimo. E Lini farà una brutta fine, mi sa. Oh. Ok, non riesce a ucciderla. Ucciderlo. Tacchino. Non so dire... sei maschio o femmina, Lini, non lo so. Forse c'è scritto da qualche parte, ma non l'ho mai controllato. Ok, tu vieni avanti, mirerai a Lini anche tu. Almeno fa da esca, Lini. Mi dispiace un po' per lui, però vabbè. Ardin. Io direi di eliminare questa. Monaco e folata d'aria. È brava a schivare sta tizia, una schermidora. Ah, dannazione. Ma adesso ti attacco da dietro, voglio vedere come fai. Dopo. Neville, vai da questa. Non può ucciderla, ma vabbè. Ok, tocca a Gerak. Fa una cosa, mettiti qua che almeno gli sei dietro, credo. Conta come attacca alle spalle, se non sbaglio. Combattimento, folata d'aria. No, non conta come attacca alle spalle. E vabbè. Colpiscila. Ok, perfetto. Nebbia. Sembra un nome quasi normale per un fantasy. Nebbia, il guerriero lucertola, che ha appena ucciso un tacchino, mi sa, sì. Povero Lini. Non ho potuto nemmeno farlo muovere, la cattiveria del computer. Si sono accaniti su di lui perché è il più debole. Ora però posso fare una cosa. Ma sì, facciamo così. Tundaga. A reagire quello, vabbè. Reagire è fastidioso, ma diciamo che si può evitare. Dai, colpiscilo. Oh, peccato. Oh, Monteblanc sale di livello. Oh, c'è Clay. Clay non vuol dire argilla.
che strano. Oh, danno anche per l'attaccante. Ah, ok. Body Slam. Pokémon? Quanto si fa? Piuttosto poco. Ma vabbè. Ma sì, anche tu occupati di questo. Attacca alle spalle, doppio attacco. Ha un sacco di vita sto tizio. Yankee potrebbe morirci. Vediamo che attacca Christine. Yankee, vero? Aia. La vedo brutta per Yankee. Oh, cecità! Maledetta! Resisti. Ah, dannazione. Qua da qui posso usare un folato d'aria. Anzi no, siccome non le uso spesso tecniche dragoniche, vediamo cosa posso fare. Soffio gelum, anzi no, soffio fuoco. 67 danni, non è tantissimo, ma vai. Ok, tocca a Neville. Io uccido questo. È più pericoloso. Vai Neville. Ok, vediamo adesso a chi tocca. Perfetto. Così posso uccidere questo. Se lo sconfiggo finisce la missione o... Devo sconfiggerli tutti. Mi sembra che devo sconfiggerli tutti. 107. Non riesco comunque a ucciderlo, quindi va bene. Ora si muove lui, vediamo cosa fa. Ok, ha fatto la cosa più stupida, almeno secondo me. Attacco mirato. Ah, ecco. No, perché ho visto che il protagonista aveva 140 di vita su 260 e mi stavo chiedendo ma chi gliel'aveva tolta. Io l'ho tolta io da solo. Vabbè, l'ho fatta apposta per colpire anche lui. Magia nera. Indaga. Hardin quanta vita ha? Piena. Ciao. Non dovrebbe avere problemi. Scusa Hardin. Ok, il capo è andato, è rimasto solo l'arciere. Posso ancora combattere? Mi sa di no. Vai Yankee, vendicati per la cecità. Il 24%, ma mi basta un colpo. Perfetto, bravo Yankee. Abbiamo vinto! Una vittoria per noi! O forse... Non mi ricordo come è strutturato il torneo, ma... No, no, bisogna vincere sempre. Se perdete... Non so se se perdete... Si cancella il torneo, cioè... Non potete più andare avanti. Ma... Boh... Non mi ricordo. Forse ci vuole solo un tot di vittorie per andare avanti. Chi se lo ricorda. Comunque il torneo si può rifare quante volte si vuole. Danno banga non mi serve. Oh, ecco dove era Oliver. A conquistare la gola siena. Oh, un fiocco. Perfetto. Di solito in Final Fantasy il fiocco è l'accessorio ritenuto più utile di tutti. 7 aree rimaste da liberare. Ok, prendiamo la prossima missione. Ma no dai. Termino qui questa parte di Final Fantasy Tactics Advance e ci vediamo nella prossima. Ciao a tutti!